Noi siamo portatori semplici, noi non siamo i responsabili del carro, non siamo i responsabili dei portatori, siamo portatori semplici che ci teniamo a fare questa cosa ogni anno. Non edizione, sinceramente è stato forse anche il record di persone. Noi abbiamo dato un tema a questa serata che sarebbe fede, tradizione ed amicizia, perché questa serata qua alla fine è quello che poi ci mantiene tutti uniti. Tutto quello che riguarda l'Immacolata è tradizione, ma soprattutto amicizia tra noi portatori. È anche una serata per conoscerci, per stare insieme, che poi condividiamo tutto l'anno, diciamo, quest'unica passione e fede verso Maria Immacolata. Don Giuseppe Lombardo. Abbiamo, quando sei tu, vi do la benedizione alla mensa, queste cose buone che avete preparato, alle vostre persone, alle vostre famiglie, ma soprattutto gli auspici migliori dei giorni mo che andiamo a vivere bene, che sono giorni unici, è vero, nell'anno, attesi da tutti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, affidiamo all'Immacolata questi giorni di grazia. Voi lo sapete, io chiedo sempre una grazia all'Immacolata, è questa, che chiunque quel giorno la guarda pure solo un momento, perché voi sapete che anche per strada magari ci sono persone anche non credenti che si trovano. Io chiedo la grazia che chiunque la guardi possa avere una luce nel cuore, e chiediamola per tutti noi, per le nostre famiglie, per la nostra città, per il cammino che si apre davanti a noi, e soprattutto, come stiamo pregando in questi giorni, perché vengano giorni di pace. Ave Maria. La serata dei portatori, la cosa più bella è raggruppare tutti i portatori e stare qui una serata insieme e vedere il carro dell'anno scorso come era, aspettando questo qua che arriva presto, già dalle 4 di mattina, il giorno 8, il 7 che si gira la Madonna. Il giorno 8 siamo in chiesa per fare la festa con i San Bagnari, poi andare alla tradizione, prendere una bella frolla, una bella riccia e portarla a casa e fare la processione con la Madonna. Ringraziamo a tutti di cuore. Qualcosa che noi ci dobbiamo ricordare in questa serata, perché la presenza di Don Giosuè ci dà la possibilità a tutti noi di vedere come sempre questa serata nel modo che è stato detto dall'organizzatore, ecco, di la tranquillità, la religiosità, la pace, la speranza. Vi auguro una buona serata, ovviamente, mi dispiace tantissimo, sarà per la prossima volta. Va bene, grazie sindaco! È stata veramente una grande serata, come dicevo a tanti amici, siamo giunti alla nuova edizione, non ci aspettavamo di andare così avanti, se adesso si va per la 10ª edizione. Una grande partecipazione di fratelli portatori, e oltretutto abbiamo avuto anche l'onore di avere con noi il parroco della Basilica di Santa Croce, Don Giuseppe Lombardo, con Franco Caccavale. Poi da remoto abbiamo avuto il sindaco Luigi Mennella, il quale ha salutato i portatori che erano qui presenti alla cena.
abbiamo avuto l'ex sindaco Giovanni Palomba, l'ex assessore Giuseppe Speranza, il consigliere Michele Lancella, e sempre da remoto abbiamo avuto il saluto di Raimondo Mennella, responsabile di tutti i portatori. È stata veramente una grande serata che è cominciata 9 anni fa grazie all'idea di Silvio Garofalo. Poi man mano ci siamo associati subito io, Vincenzo Accardi e tanti amici portatori, e questa sera finalmente, ancora una sera, abbiamo condiviso una serata di fede e tradizioni e amicizia per Maria Immacolata Concezione. Voglio partire subito con i ringraziamenti a voi che siete tutti mai intervenuti, a quelli che in molti sono venuti a venire lavoro, c'è chi c'è sta fuori, e voglio ringraziare al nostro amico portatore Pierino che ci ha ospitati. Noi siamo nati qua, le prime cene l'abbiamo fatte qua, quindi siamo tornati qua, noi abbiamo anche un grosso rumore, Pierino ci ha portato a braccia là, quindi Pierino sarà anche un uomo di questa sera. Questo è solo l'inizio. Ringraziamo l'ex sindaco Giovanni Palomba, Speranza, Michele, al sindaco Mennella Torre del Greco, Don Giosuè. Ringraziamo a tutti quanti, a Riccardo Lamberti che veramente ci ha emozionato stare qui con i figli, con la sua processione. Ringraziamo di Fusiti, le sue labbra che erano così piccoline la prima volta che sono usciti per televisione. Voglio ringraziare tutti quanti a nome nostro tutti quanti. Yeah! Hey!